Buongiorno. Lungo il grande fiume, il grande tratturo di civiltà, di scambi, di conoscenze che stiamo esplorando con la nostra troupe cino-giapponese, la Via della Seta, che dall'antica capitale della Cina imperiale, fin dal primo millennio avanti Cristo, arrivava fino a Roma, alla Roma imperiale che noi conosciamo, dicevo, ci sono braccia, ci sono affluenti, ci sono delta, ci sono come in un grande fiume che si scontrano, si allontanano, si incontrano. Ecco, qui siamo a Kashgar. E a Kashgar le due strade, la settentrionale e la meridionale, si ritrovano per la prima volta per affrontare uno dei passi più difficili della nostra strada, quel Pamir che già il nostro monaco Xuanzang, che come sappiamo, come già ho detto tante volte, partendo da Chang'an andò fino in India e per 18 anni studiò il buddismo e riportò in patria i testi sacri di quella che allora era una religione nuova per la Cina, no? E fu il fondatore vero del buddismo cinese. Dicevo, qui Xuanzang fu assalito dai briganti, gli elefanti che portavano i grandi rotoli di testi buddisti sprofondarono nel fango del disgelo e i compagni lo abbandonarono. Siamo arrivati a quota 5.000 metri sul livello del mare. La nostra spedizione cino-giapponese proseguiva verso occidente, lungo la camionabile che attraversa il deserto. Eravamo all'ultimo tratto di questa prima parte del viaggio lungo la via della Seta. La nostra destinazione era la città di Kashgar e in seguito il Pamir, al confine della Cina. La strada settentrionale e quella meridionale della via della Seta passano ai due lati del deserto del Taklamakan per ricongiungersi a Kashgar. La città si trova a 3.700 chilometri dall'antica capitale, Chang'an, e ai tempi di Marco Polo solo questo tratto richiedeva più di un anno di viaggio. Quando arrivammo a Kashgar, la città era indaffarata nei preparativi delle celebrazioni del Ramadan, il mese musulmano di digiuno. Questa moschea è la più grande fra quelle esistenti nelle terre occidentali ed era stracolma di fedeli. La cosiddetta festa di Roso Je, che si tiene alla fine del Ramadan,
è una delle più importanti contemplate dall'anno musulmano e molte persone avevano percorso lunghissimi tratti pur di partecipare. Un gruppo di musicisti si era sistemato su un tetto e per tutto il giorno non smise di eseguire piacevoli melodie. Nella piazza di fronte alla moschea, la gente si mise a ballare. Ma ci accorgemmo che si trattava soltanto di uomini, poiché a Kashgar le donne non vanno alla moschea e in genere non è consentito loro ballare in pubblico. Un fotografo stava facendo degli ottimi affari. Per un solo yen, un po' meno di 1000 lire, era possibile affittare una giacca, una cravatta, un cappello e un paio di occhiali da sole e farsi fare una bella fotografia davanti alla moschea. Una volta, per farsi fare la fotografia, la gente affittava delle uniformi. Ora invece gli abiti civili sono più richiesti. All'epoca del nostro passaggio, la popolazione di Kashgar era di quasi 200.000 persone, la maggior parte delle quali di discendenza uigur. Il 70% di religione musulmana celebrava quel giorno particolare con preghiere collettive che si protrassero fino al tramonto. In origine, tuttavia, anche gli abitanti di Kashgar erano buddisti. E come molte altre popolazioni cinesi, si convertirono all'Islam verso il X secolo. E questa fu la prima zona delle terre occidentali a diventare musulmana. Durante il XVII secolo, Kashgar venne governata da una famiglia chiamata Ojia, che pretendeva di discendere direttamente dal profeta. I sepolcri di questi re sono ricoperti da splendide maioliche. Il nome Kashgar, infatti, significa proprio la città delle splendide maioliche. Un'antica leggenda narra di una donna meravigliosa della famiglia Ojia. Durante il XVIII secolo, l'imperatore Qian Long, della dinastia Qing, voleva avere una concubina nata nelle terre occidentali e particolarmente bella. Venne fatta una ricerca accurata e alla fine la candidata venne trovata qui. Di lei si disse che il suo corpo emanava un delicato profumo. Perciò, quando venne trasferita a Pechino, la chiamarono Shang Fei, l'imperatrice della fragranza. Lei comunque rifiutò sempre l'amore dell'imperatore. L'imperatrice, moglie trascurata sebbene ufficiale, odiava la ragazza al punto che un giorno, approfittando dell'assenza dell'augusto sposo, minacciò Shang Fei di morte. La ragazza si sentì così sola che morì di dolore.
Presso gli Uyghur, le tombe degli OGA sono considerate sacre e molte persone chiedono di essere sepolte qui. Duemila anni fa, prima che la via della seta venisse aperta al traffico, l'oasi di Kashgar era chiamata la terra di Shule. Nelle cronache della dinastia Han si dice che gli abitanti di Shule erano più di 18.000 e che il suo territorio si estendeva ad occidente fino a Daiueshi, Daiyuan e Kanju. Daiueshi era l'odierna Samarcanda e gli altri centri, anch'essi oasi lungo la via della seta, si trovano attualmente in Unione Sovietica e in Afghanistan. Kashgar è stata per molti anni una specie di incrocio culturale, dove popolazioni orientali e occidentali si sono incontrate e mescolate. Visitammo un asilo d'infanzia per bambini non cinesi. Era una scuola nella quale imparavano a leggere e a scrivere la lingua Uyghur. Quando arrivammo, stavano facendo ginnastica. Io ho 9 anni e sono uzbeki. Lui ne ha 4 ed è un Tajik. E lui è un Uy. Io mi chiamo Saptor e sono un Kirghizo. Io mi chiamo Lusidim e sono uzbeki. Io mi chiamo Ensidem, ho 5 anni e sono uzbeki. Io mi chiamo Migmigen, 3 anni. Sono uzbeki anch'io. Io sono Uyghur e mi chiamo Tony Sakr. Io mi chiamo Maila, sono kirghisa. Anch'io sono kirghisa. Mefparie. Sono Uyghur. In città si tengono 3 mercati permanenti, o bazar. Sono minuscoli punti vendita lungo la strada, o negozietti e laboratori poco più grandi. Di domenica tutta la città sembra ricoperta dagli stand dei venditori. Qui si vende di tutto, cibi cucinati, pentole, ortaggi, eccetera. E si odono le voci di richiamo più eterogenee. I bazar di Kashgar sono famosi da più di 2000 anni. Persino le cronache della dinastia Han ne parlano diffusamente, al punto da riportare che c'erano venditori abituali sia dall'Oriente che dall'Occidente. In un angolo della città vedemmo le botteghe di diversi artigiani, che servivano loro anche da laboratori. Questo falegname azionava un tornio molto primitivo, tramite un arco che teneva con la destra. Sotto i nostri occhi, il pezzo di legno diventò la gamba decorata di una culla. La materia prima più usata è il legno dei pioppi e dei salici che crescono in abbondanza attorno alle oasi. C'erano in mostra alcuni dei suoi prodotti, matterelli e attaccapanni. Quello sulla sinistra doveva diventare il manico di uno spolverino, dopo che gli fosse stato attaccato un ciuffo di coda di cavallo.
un battitore di metalli stava lavorando sul coperchio di un bricco di rame. Ormai però l'alluminio stava soppiantando il rame anche a Kashgar. Il cotone è sempre stato uno dei prodotti più famosi di questo distretto per più di 2000 anni. Questo artigiano ci confermò che anche ai giorni nostri la lavorazione a mano assicura la qualità migliore. I cortili sul retro delle case risuonavano di strani suoni ed erano ricolmi di odori altrettanto misteriosi. In questo laboratorio di orificeria si stava lavorando l'oro e l'argento. Le donne delle terre occidentali sono tutte molto attratte dai gioielli e si coprono di anelli, collane e orecchini. È una tradizione che deriva direttamente dai giorni in cui la popolazione era ancora nomade e doveva portare con sé tutti i suoi averi. Nessuno sembrava in grado di identificare questa pietra rossa, ma la vendevano per 120 yen, l'equivalente di 240.000 lire. Gli orecchini costavano 50 yen al paio, circa 100.000 lire. Se si portavano delle monete d'oro personali con cui fare gli orecchini, il prezzo scendeva di circa la metà. Questo anziano signore aveva lavorato nell'orificeria per più di 40 anni. Il bambino era suo nipote e anche lui aveva deciso di fare l'orefice. Come tutti i veri professionisti, l'uomo non era mai pienamente soddisfatto dei suoi lavori. Questo maestro artigiano costruiva strumenti musicali, era un liutaio per l'esattezza. La sua arte viene tramandata di generazione in generazione. Il nipotino avrebbe dato l'avvio alla sesta generazione di liutai nella sua famiglia. Per creare uno strumento del genere sono necessari almeno 10 anni di apprendistato. Si deve ricavare a colpi d'ascia il corpo principale, che costituisce la cassa armonica del liuto, tagliando a occhio, senza l'aiuto di alcuno strumento di misura. Solo l'esperienza può intervenire in un lavoro del genere così delicato. Il liutaio era contento solo dopo essersi accertato della bontà dello strumento, che avrebbe giustificato un alto prezzo di vendita. Marco Polo, giunto a Kashgar, scrisse: «La terra di Kashgar è prospera e i suoi abitanti posseggono tutto ciò che è necessario per vivere comodamente. Sono per la maggior parte artigiani e mercanti che viaggiano in diverse parti del mondo per concludere i loro affari. È una descrizione che potrebbe andar bene anche ai nostri giorni». Verso la fine di ottobre, vedemmo una carovana di camion entrare rumorosamente in città.
Arrivavano da Gilgit, in quella parte del Kashmir che si trova in Pakistan, oltre il Pamir. La carovana era formata da 17 camion carichi dei prodotti di Gilgit e aveva percorso i 700 chilometri attraverso il Pamir in 4 giorni. Durante la dinastia Tang, Gilgit era chiamata Shao Bolu. La strada percorsa dai camion era abbastanza recente, visto che era stata inaugurata 11 anni prima del nostro arrivo. Il commercio fra le due città, al contrario, era antichissimo e si svolgeva da tempo immemorabile a dorso di cammello. Le sgargianti decorazioni dipinte sui camion riproducevano scene di vita e prodotti tipici del luogo d'origine degli autisti, il Pakistan. Ci sembrarono bellissimi, a confronto dei grigi veicoli militari cinesi. Il commercio che si svolge fra Gilgit e la regione autonoma del Xinjiang Uigur è il classico commercio di frontiera ed è effettuato tramite baratto, cioè attraverso il solo scambio di merci. Da Gilgit arriva essenzialmente la frutta secca, albicocche, mandorle, nocciole, ma anche pezzi di nylon, erbe mediche e un po' di chincaglieria. Le merci che devono essere inviate a Gilgit sono sempre pronte in grandi magazzini. Si tratta di attrezzi vari: martelli, tenaglie, fiasche, termos, lampade, tazze di ceramica e balle di tè. Ma il prodotto principale su cui è basato il baratto resta, come è sempre stato, la seta. La seta ha sempre incantato i popoli dell'Ovest. Sotto una pergola del parco pubblico venne organizzata una festa di benvenuto per i camionisti. Vennero cantate le vecchie canzoni che parlano delle famose ragazze dagli occhi neri di Kashgar. Una fanciulla mostrò la sua abilità nella danza. Poi anche i pakistani vennero invitati ad esibirsi nel ballo. Due di loro iniziarono una danza comica. Da quello che vedemmo, era chiaro che gli uomini di Gilgit e gli Uigur, anche se di razza diversa, avevano molto in comune. Tredici secoli fa, un monaco cinese attraversò il Pamir proprio come avevano appena fatto quei camionisti pakistani. Si chiamava Xuan Zhang e stava tornando a casa dopo un viaggio in India. Quando si fermò qui,
notò l'esistenza di centinaia di templi buddisti. Il monaco ne dedusse che l'intera popolazione di queste terre era buddista. Qui vivevano più di 2000 monaci. A San Shandong, alla periferia di Kashgar, c'erano queste caverne buddiste scavate molto tempo prima del passaggio del monaco. Costituivano le testimonianze più antiche del buddismo e anche le più occidentali. Erano state costruite nel III o nel II secolo a.C. ed erano decisamente più lontane delle famose caverne di Don Wang. Purtroppo tutte le immagini all'interno erano state distrutte, o dalle inondazioni, o dalla iconoclastia musulmana. Quando le visitammo non c'era rimasto quasi niente che ci potesse dare un'idea di come dovevano apparire in origine. È certo comunque che i Buddha di Kashgar diedero conforto a moltissime persone che li invocarono prima di attraversare le vette del Pamir. Continuammo in direzione ovest, percorrendo con la nostra troupe la strada di Xuanzang, verso gli altipiani del Pamir. La vecchia strada iniziava a Kashgar e attraversava l'oasi di Tashkurgan. Lungo la vallata del fiume Kaidu, il cammino si fa spesso difficile, perché specialmente durante il disgelo di giugno e luglio, quando la neve in alta quota si scioglie, la strada viene interrotta da frequenti frane. Durante tutto l'anno, comunque, il pericolo della caduta di massi è costante. Mentre salivamo, la temperatura si abbassava sempre di più. A Kashgar era stabilmente sopra i 30 gradi centigradi. 4 ore più tardi era scesa a 15 gradi. Lungo la strada vedemmo dei nomadi che portavano le loro greggi verso Gilgit. Pecore, cavalli e yak si erano ben nutriti sulle montagne durante l'estate e ora li stavano trasferendo in pianura per farli svernare. Eravamo al limite della zona dei nomadi kirghisi, che le cronache della Via della Seta descrivono come una popolazione di selvaggi. Nel IX secolo questa tribù conquistò i più civilizzati buddisti locali, costruendo un colossale impero nomade che si estendeva dal lago Baikal a est al fiume Taras a ovest.
In lingua persiana, Pamir significa il tetto del mondo. È un gigantesco altipiano, fra tre immense catene montuose, l'Hindu Kush, il Tien Shan e il Karakorum. Dopo l'altipiano c'è ancora una zona pianeggiante che si stende a 3.000 metri di altezza. Ma molti dei passi si trovano a 4.000 o 5.000 metri. E solo dopo accurati elettrocardiogrammi ci venne consentito di continuare il viaggio, provvisti naturalmente di bombole di ossigeno. Nell'antica Cina era opinione che l'altipiano del Pamir segnasse la divisione fra l'Occidente e l'Oriente. Secondo le cronache della dinastia Han, nella parte riservata alle terre occidentali, dopo aver superato le montagne, si viene presi da forti emicranie e dalla febbre rossa. Si soffre di vomito e si assorbono esalazioni velenose. Gli uomini impallidiscono e sono scossi da brividi di febbre e gli asini danno segni di sofferenza. Nel passato, l'attraversamento del Pamir richiedeva un intero mese di viaggio. Xuanzang ebbe molte disavventure in questa zona. Venne aggredito dai briganti. I mercanti con cui stava viaggiando lo abbandonarono e i suoi elefanti affondavano nelle paludi, ancora con i preziosissimi sutra sul dorso. Questi passi sono sempre coperti di neve e vengono spazzati costantemente da forti venti. Seguendo le antiche tracce di Xuanzang, alla fine arrivammo a quota 5.000. L'aria a quell'altezza è così sottile che si respira a fatica. Molti vengono presi da dolori alla testa. È impossibile far bollire l'acqua, tuttavia sono pochi quelli che sentono il bisogno di mangiare. Cammelli e cavalli non sono di alcuna utilità. Le uniche bestie utili a quest'altezza sono gli yak. In passato i capi carovana, con degli stecchi, provocavano nei muli e negli yak delle piccole emorragie, in modo da abbassare la pressione del sangue e rendere meno pesante trasportare i carichi fino a queste quote. Gli animali che morivano lungo il tragitto diventavano cibo per le orde di lupi. I viaggiatori seguivano gli scheletri biancheggianti come pietre miliari che segnavano il percorso. La strada attraverso le vette del Pamir dovette essere aperta con i sacrifici di moltissimi individui. Nel mezzo del Pamir incontrammo abbastanza inaspettatamente un gruppo di uomini a cavallo armati di fucili. Si trattava di una milizia locale. Eravamo entrati nella regione autonoma del Tashkurgan Tajik,
e avevamo incrociato il percorso di pattugliamento della milizia Tagik. Questa regione è circondata da nazioni straniere per tre lati: l'Unione Sovietica, l'Afghanistan e il Pakistan. Dall'inizio delle ostilità afghane, alla milizia non era stato più consentito di sparare con i fucili, anche a salve, per evitare qualsiasi parvenza di provocazione. Noi avvertimmo comunque una strana tensione. I soldati avevano tratti marcati e i nasi lunghi degli occidentali ed erano chiaramente differenti dalle persone che avevamo incontrato fino ad allora sulla Via della Seta. Il loro aspetto era decisamente occidentale. I nostri esperti ci confermarono che anche la loro lingua appartiene al ceppo indo-europeo. L'oasi di Tashkurgan si trova in un'aperta vallata, situata a 3600 metri sul livello del mare. Alla periferia della città sorge un vecchio castello. Il nome, Tashkurgan, significa torre di pietra e già all'epoca della dinastia Han, l'imperatore inviava i suoi soldati a presidiare la zona. Durante la dinastia Tang, poi, venne stabilito un presidio militare permanente all'interno del castello. Si trattava della prima linea di difesa della Cina nei confronti dell'Occidente. Il geografo greco Tolomeo scrisse che i mercanti macedoni gli avevano riferito che per recarsi nella terra della seta di Serlica, e intendevano la Cina, era necessario attraversare la terra chiamata Tori Sulapidea, che in greco significa torre di pietra. Durante il regno delle dinastie Han e Tang, molti mercanti greci devono aver percorso queste strade in carovane organizzate dai persiani. Quando arrivammo alla strada principale di Tashkurgan, c'era un profondo silenzio. Probabilmente perché la maggior parte dei nomadi, che seminano il grano in primavera e scendono dalle montagne in autunno per effettuare il raccolto, non erano ancora tornati dai campi. Xuanzang, di ritorno dal suo viaggio in India, si riposò qui per 20 giorni, durante i quali ebbe modo di raccogliere e trascrivere numerose leggende inerenti alla costruzione della città. Una di queste leggende riguardava un re persiano che aveva inviato in Cina un messaggero perché questi tornasse con una sposa degna di lui. Il messaggero obbedì e tornò con una giovane principessa. Durante il viaggio, però, mentre stavano attraversando il Pamir, si trovarono nel mezzo di una guerra e al messaggero non restò che mettere la giovane principessa in una torre posta in cima ad una montagna. La protesse egli stesso, giorno e notte. La sorvegliò finché la guerra non ebbe termine ed essi poterono riprendere il viaggio verso casa. Ma proprio in quel momento il messaggero si accorse con raccapriccio che la giovane principessa, futura sposa del suo padrone, era incinta. Fu la dama di compagnia a svelargli che un dio proveniente dal sole aveva lasciato ogni giorno la sua inaccessibile dimora per andare a trovarla e giacere con lei.
Il nascituro sarebbe stato in grado di far soffiare i venti e spostare le nuvole. E raggiunta la maggiore età, sarebbe diventato re, un monarca capace di portare grande prosperità alla sua terra. A circa 80 chilometri da Tashkurgan, in un posto chiamato Wacha, riprendemmo una cerimonia nuziale. Lo sposo è il giovane con le bande rosse e bianche sul cappello. Il rosso simbolizza il burro e il bianco il latte. Due colori che vengono sempre usati da queste parti per il loro significato, simbolo di abbondanza e prosperità. Il fidanzato visita la casa della sua futura sposa nel terzo giorno dei festeggiamenti. L'accoglienza in questi casi spetta ad un gruppo di donne che offrono allo sposo una tazza di latte di pecora con un pizzico di sale. Subito dopo gli spargono addosso manciate di farina, simbolo di prosperità. La farina viene gettata anche sugli accompagnatori dello sposo, ma è solo quest'ultimo a smontare da cavallo quando il padre della sposa lancia il suo invito rituale. E solo a lui viene concesso il privilegio di entrare nella casa, naturalmente dopo che il futuro suocero ha avuto modo di esaminare i regali che il giovanotto gli ha portato. La casa è costruita con mattoni di argilla seccata al sole ed è leggermente infossata nel terreno. La sposa indossa gli stessi colori augurali, il rosso e il bianco, che ornano lo sposo. Gli anziani del villaggio, intanto, si occupano di intrattenere gli accompagnatori dello sposo e, approfittando dell'occasione, chiedono notizie sul suo paese d'origine e su tutti quegli elementi che consentiranno loro, durante le inevitabili chiacchiere che seguiranno la cerimonia nuziale, di stabilire se riuscirà a rendere felice la moglie oppure no. I futuri sposi, al contrario, non possono scambiarsi neanche una parola. Poi gli anziani leggono alcuni versetti del Corano e benedicono la nuova coppia. Poi viene riempita una tazza di latte di pecora e uno degli accompagnatori serve lo sposo con la mano destra e successivamente la sposa con la mano sinistra. I due giovani si conoscono sin da bambini. In passato era usanza comune da queste parti di contrarre matrimonio a 15-16 anni al massimo, mentre oggi la tendenza è quella di spostare il limite minimo di età intorno ai 20 anni. Ciò che è gradevole notare è che ci si sposa prevalentemente per amore, come si è sempre fatto qui anche nell'antichità. All'esterno, intanto, sono state aperte le danze per festeggiare degnamente il matrimonio. E l'intero villaggio è stato invitato a partecipare alla cerimonia. Thank you.
Questo è stato il primo posto in Cina in cui abbiamo potuto osservare delle persone baciarsi in pubblico. La giovane coppia inizierà la sua vita matrimoniale nell'intimità di una delle stanze che formano la casa della famiglia di origine dello sposo. Ci sono circa 20.000 Tajik nella regione autonoma del Tashkurgan, ma ci sono tribù nomadi che vivono anche lungo il confine e che si trovano sia in Unione Sovietica che in Afghanistan e in Iran. A circa 130 chilometri da Tashkurgan ci trovammo nelle vicinanze del confine con il Pakistan. Da lì la via della seta proseguiva attraverso l'Afghanistan. Oggi però il confine è chiuso, persino per le tribù nomadi. Una pietra miliare segna la linea di confine al passo del Kunjerab, ad un'altitudine di 4.943 metri. C'è neve in abbondanza da queste parti ed è estremamente difficoltoso rintracciare elementi che indichino la presenza umana. Gilgit è a soli 200 chilometri da qui. Tuttavia sono pochi coloro, pakistani o cinesi che siano, che hanno avuto il permesso di transito. Ed era giunto il momento di dirsi addio. Questi moderni viaggiatori della Via della Seta si scambiarono la promessa di rivedersi l'anno successivo. La Via della Seta davanti a noi proseguiva snodandosi attraverso la Persia fino a Roma.